Oggi siamo qui il dottor Raul Barbieri, che è il direttore commerciale di Verona Fiere, perché si prospetta, diciamo, nei primi mesi, nei primi giorni del 2024, in particolare il 31 gennaio, il 1, 2 e 3 di febbraio, l'edizione, la 116esima addirittura edizione della rassegna internazionale dell'agricoltura, che per noi operatori è un punto ovviamente di riferimento, perché la fiera dell'agricoltura è la fiera poi importante, più importante in Italia, almeno del settore. Noi la chiamiamo Fiera Agricola 2024, diciamo in maniera gergale, ma in realtà, insomma, è una fiera abbastanza importante. Dottor Barbieri è il direttore commerciale appunto di Verona Fiere, per cui meglio di lui non abbiamo trovato come interlocutore di chiedergli: ma dottor Barbieri, quale sarà il filo conduttore di questa edizione? Buonasera, anzitutto. Allora, il filo conduttore è l'agricoltura nel tempo del cambiamento climatico. L'agricoltura, quindi il cambiamento climatico è una realtà a cui ovviamente nessuno oggi può far finta che non ci sia. La nostra vita sta cambiando, è cambiata in relazione agli effetti che il cambiamento climatico sta producendo banalmente anche nelle attività quotidiane. E quindi l'agricoltura conseguentemente deve adeguare le proprie tecniche, le proprie attività, le proprie indicazioni nel rispetto e nella conseguenza di quello che accade attraverso questo fenomeno che colpisce la nostra vita. Da sempre, 116 edizioni, Fiera Agricola è stata una manifestazione trasversale, ossia ha saputo dare una fotografia del comparto agricolo a favore di tutti coloro che vi operano in agricoltura, quindi gli operatori, i produttori, gli allevatori, una volta si chiamavano i contadini, analizzando tutti gli aspetti che riguardano l'essere agricoltori. Oggi ancora di più è importante questa trasversalità e quindi aver appreso questo tema. Come ripeto, colpisce la nostra vita e nel caso dell'agricoltura in maniera molto impattante anche il lavoro, è un momento doveroso di attenzione che noi dobbiamo dare al fine di cercare di far capire, cercare di aiutare, cercare di orientare chi lavora nel settore agricolo su quelle che sono le conseguenze, i fenomeni che il cambiamento climatico comporta. E quindi anche le risposte, immagino, perché insomma ci saranno tanti espositori, tanti convegni, stiamo vedendo insomma che il calendario si arricchisce giorno per giorno, insomma poi alla fine chi viene in fiera, dottor Barbieri, come tutti noi che siamo operatori di questo settore, sì, certamente per vedere quali che possono essere le soluzioni tecnologiche, ma anche confrontarsi con chi fa lo stesso lavoro, e anche condividere le prospettive, perché giustamente come lei sta dicendo, cioè il cambiamento climatico ha cambiato le carte di tutto, cioè ha cambiato le Certo. priorità e anche, diciamo, sta in qualche modo catalizzando nuove tecnologie. Voi, insomma, dedicate molto spazio, insomma, quanti sono i padiglioni operativi? Tanti, mi sa, come sempre, vero? Come sempre occupiamo tutto il padiglione fieristico, che nel caso di Verona Fiera è ovviamente molto grande, sono 12 padiglioni e poi ci sono le aree esterne che ovviamente fanno parte anche del folklore della manifestazione. Una manifestazione che, guarda, io sono il direttore commerciale di Verona Fiera e le vivo tutte le manifestazioni, però non ce n'è una come Fiera Agricola dove il visitatore ha voglia di venire perché è un momento, al di là ovviamente dell'incontro, del confronto con i colleghi, come giustamente ha detto lei, ma è anche un momento formativo. Io vengo in fiera e capisco come devo fare di più e meglio il mio lavoro. Oggi, che l'argomento che abbiamo scelto di focalizzare è quello del cambiamento climatico, a maggior ragione dobbiamo considerare la necessità di dare una maggior resa alle produzioni, di contenere gli effetti inquinanti che ovviamente le produzioni, soprattutto anche nell'allevamento, possono determinare. C'è tutta una serie di fattori che venendo in fiera agricola, partecipando alle attività formative che mi sento di dire che raramente nelle manifestazioni che ci sono in giro per il mondo vanno così in profondità e così tecnica, che danno davvero il valore della manifestazione. Senta, Per quanto riguarda sì, prego.
Prego, Sì, prego. scusi, volevo, cioè, finisco con i Scusi, numeri certo. che lei, no, no, che lei mi ha chiesto, giustamente io glieli devo dare. Per quanto riguarda il numero degli espositori, come le ho detto, siamo nel pieno dell'azione commerciale, però le posso anticipare che la manifestazione crescerà rispetto allo scorso anno, anche perché nel 2022 la manifestazione è stata penalizzata l'abbiamo realizzata nell'immediata. Subito dopo l'emergenza sanitaria, quindi c'era ancora un po' di trascinamento, di paura, di difficoltà, di complessità ovviamente legate alla pandemia e la ripartenza è stata prudente, come è giusto che sia. E quindi quest'anno, fortunatamente, questi temi sono superati e quindi le aziende hanno ripreso a partecipare con vigore alla manifestazione. Di tutto sottolineo il grande ritorno della meccanizzazione agricola con tutti i suoi attori principali, ma visto anche la rivista che lei dirige, ben tre padiglioni dedicati alla zootecnia, il padiglione 9, il padiglione 10 e il padiglione 12. Quindi se nel padiglione 9 abbiamo gli espositori che si occupano di settori nutrizione, salute e benessere animale e poi l'attrezzatura generale per la zootecnia, nel padiglione 10 avremo invece la razza bruna italiana, il concorso bruna alpina e poi il ring per il dairy show della Fridrona. Mentre nel padiglione 12 abbiamo le ancora attrezzature più rivolte al suino e al bovino e le agroenergie, quindi il biogas e il biometano. Un'offerta completa anche per quello che riguarda il settore che fosse più vicino a voi, che va ad integrarsi con tutte le altre componenti agricole, quindi un approfondimento su le tecniche di viticoltura, frutteto e olivicoltura. Come le ho detto, la meccanizzazione agricola, con i grandi player istituzionali e la parte dell'innovazione tecnologica, penso di poter dire che ancora una volta Fiera Agricola riesce a essere un esempio completo e, come le dicevo all'inizio, trasversale di quello che il settore offre oggi in agricoltura, nell'agricoltura moderna. Bene. Che sensazione ha di interesse nei confronti degli stranieri? Cioè, gli stranieri sono sempre stati una presenza costante, io me la ricordo, insomma, da molti anni, ovviamente, Fiera Agricola. Come prevede l'afflusso dall'estero? Perché questo è importante per noi anche, paese esportatore come siamo. Sì, allora, uno dei fattori di successo dell'attività di Verona Fiera è senza dubbio l'attenzione verso i mercati esteri. Noi abbiamo una rete molto organizzata li chiamiamo delegati, che sono nostri agenti che lavorano, praticamente li abbiamo in tutto il mondo, lavorano sia per portare espositori, ma soprattutto per organizzare le visite dei clienti. Chiaro che in una manifestazione come questa abbiamo guardato principalmente a quelli che sono i mercati obiettivo, quindi Nord Africa, Certo. cioè do dove le nostre aziende possono avere maggiori possibilità di business, est Certo. europeo, Nord Africa oppure Africa nera o altre parti. A questo aggiungiamo un'azione di incoming organizzata da ICE, ITA Agenzia, quindi l'istituto, quello che una volta si chiamava Istituto Commercio Estero, che è un partner fedele e consolidato di Verona Fiere, che investe anche in Fiera Agricola, organizzando una missione di operatori che ora è in fase di composizione, ma che come sempre va a intercettare anche mercati nuovi, mercati emergenti, perché poi è importante, al di là dei mercati principali di sbocco, saper trovare anche la fiera deve dare queste risposte. Quali sono le nicchie su cui magari le aziende a vocazione export possono indirizzare le proprie attività commerciali? Ovviamente, in aggiunta a tutto questo, i mercati di prossimità, Germania, Francia e Spagna, autonomamente, tra virgolette, raccolgono un'importante quantità di visitatori stranieri e anche perché gli espositori stessi svolgono attività di richiamo nei loro confronti. Quindi, da questo punto di vista, mi sento di dire che Fiera Agricola 24 sarà ancora una volta a vocazione internazionale. Per quanto riguarda invece il fronte interno, aggiungo che stiamo mettendo a punto, insieme a partner istituzionali, anche un grande programma di incentivazione di visite dai paesi più lontani di Verona, cioè dal sud Italia,
Da centro-sud organizzeremo pullman e altre modalità di arrivo a Verona in modo da favorire i gruppi organizzati che intendono venire a visitare le manifestazioni. In questo senso abbiamo organizzato dei roadshow lungo il territorio, ma soprattutto concentrandoci su Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, in modo da sensibilizzare, ricordare la data e anticipando quelli che sono i temi che tratteremo durante la manifestazione. Non sono preoccupato dell'afflusso di visitatori, sono certo che come sempre Fiera Agricola sarà presa d'assalto dagli appassionati Certo. e sono anche certo che troveranno, come abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, lo stimolo e le informazioni per aiutare, non abbiamo nessuna pretesa di insegnare, di aiutare a evolvere la propria attività nel rispetto di quelle che sono le indicazioni buone o cattive che il mercato ci dà. Oggi c'è da fare i conti col cambiamento climatico che determina effetti di tropicalizzazione del clima, di migrazioni economiche, di necessità di rese altissime nella produzione, necessità di contenere i fenomeni inquinanti. Quindi di tutto questo cercheremo di dare visibilità e approfondimento, avvalendoci anche di sponsor, come anche voi, sponsor, scusi, di Di partner, partner, certo. no, ho usato il termine improprio, No, non di si apologiare. partner come voi e come tanti altri che, avendo competenze specifiche nei propri comparti, ci aiuteranno a trasmettere le informazioni in maniera corretta e soprattutto qualificata. Questo sicuramente noi siamo molto specializzati, insomma, il nome della nostra rivista Ruminanzia la dice lunga. Certo. E stiamo organizzando, questo lo dico più che a lei, a chi ci seguirà in questa chiacchierata. Abbiamo tre slot nel padiglione 9, quindi nell'area forum, dove a breve pubblicheremo il calendario dei tre eventi che stiamo organizzando a supporto delle attività di Fiera Agricola 2024. Dottor Barbieri, io la ringrazio molto di questo e Grazie a lei, grazie a voi. in itinere, insomma, ci vedremo e poi ci vedremo sicuramente in fiera. Perfetto. Assolutamente, 29 gennaio, 2 febbraio. No, 31 gennaio, 2 31 gennaio. febbraio. Dai, sì, scusi, ho 31 fatto gennaio, confusione. sì. Non Troppe si preoccupi, nessun problema. Troppe date. Va bene, va date. bene. Poi è all'estero, quindi è anche giustificato, insomma. Esatto, l'orario di Belgrado. Va Bene. bene. Grazie. Grazie, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci, dottore. Arrivederci. Saluti, arrivederci. Arrivederci.